Io sono Claudia Ferrari della Regione Emilia-Romagna, non so se ci sono altre regioni qua, lancio una piccola provocazione, colgo le provocazioni del Presidente di Ispra. Le regioni sono 10-15 anni che sono mute sul territorio nazionale, quindi ve lo lancio come provocazione. Non abbiamo un gran coordinamento e le norme che sono uscite in merito alle bonifiche hanno buchi da tutte le parti perché non sono state costruite da chi poi le gestisce sui territori regionali. Dico questo e chiudo, poi spero che ci sia la possibilità. Anche ultimamente, nelle ultime norme, il Ministero fa dei tavoli di lavoro dove le regioni sono il numero 2-3 e basta. E questo secondo me non è positivo rispetto al 471 che invece è stato costruito dalle regioni con un tavolo nazionale. Questa è la prima cosa. In merito alla cosa di oggi, sui valori di fondo, questa cosa è strettamente connessa col discorso della contaminazione diffusa che la nostra normativa dà competenza alle regioni. E le regioni non hanno fatto tanto, anche perché c'era già molto da fare sui siti normali e perché la contaminazione diffusa non è un problema semplice, come abbiamo sentito oggi. Però la Lombardia, ad esempio, non so, altre regioni, ha comunque costruito un protocollo e secondo me sarebbe interessante, perché dice chi se ne deve occupare delle contaminazioni diffuse e quindi anche chi deve dire la sua eventualmente sui valori di fuoco. L'altra cosa è sul discorso dei metodi per la valutazione analitica, che non sono così banali. Tra ad esempio la valutazione di tutto il contenuto di un metallo al discorso dell'analisi con l'acqua regia fino al discorso della biodisponibilità di cui se ne è parlato appunto nel decreto che più o meno è in costruzione presso il Ministero per le aree agricole. Quindi questo è un tema molto importante su cui secondo me vale la pena fare dei grossi approfondimenti. L'altra cosa che volevo chiedere invece a voi è, io ho una perplessità, molti delle carte costruite o comunque dei dati che sono stati messi disponibili per la valutazione dei fondi, nascono da storicamente da analisi fatte sui suoli agricoli per la qualità dei suoli. E noi sappiamo che negli ultimi anni, insomma, il discorso di spandere fanghi di depurazione o altro su queste aree agricole ha provocato l'utilizzo anche di fitofarmaci e di prodotti per l'agricoltura, ha determinato la presenza di molti metalli pesanti o altre sostanze. Quindi prendere questi valori e confrontarli con aree che non sono agricole, secondo me è un grosso problema, perché alla fine se il valore di fondo diventa un valore di non contaminazione, tra virgolette, forse bisogna valutare bene questi valori a seconda degli usi del suolo da dove vengono prelevati. C'è qualcun altro? Relativamente a quest'ultima domanda, la prima è una serie di osservazioni circa, diciamo, le attività delle regioni. Sull'aspetto invece della contaminazione relativamente ai suoli agricoli, effettivamente poi se guarda anche il tuo territorio, è stato fatto, diciamo, questa differenziazione tra 0 e 40 cm sotto 40 cm, perché si pensa, diciamo, che l'orizzonte lavorabile sia all'interno di questa profondità, per cui lì l'hanno chiamato i colleghi pedologi della regione Emilia Romagna naturale barra antropico, invece sotto i 40 cm l'hanno chiamato fondo naturale. Però sicuramente ci sono anche degli aspetti di un inquinamento diffuso. Da questo punto di vista, domani, diciamo, si parlerà di questo argomento in questa sede e mi risulta che esiste anche un tavolo di coordinamento tra le varie agenzie regionali che vuole affrontare anche dal punto di vista conoscitivo questo aspetto. Anche io partecipo anche per ad esempio con la regione dell'Umbria nella definizione dell'inquinamento di fondo sul vario territorio. Ci si sta, diciamo, muovendo in quel senso, perché alcune situazioni risultano, diciamo, di inquinamento di fondo e ingestibili con diciamo, la normativa sui siti contaminati, perché evidentemente, diciamo, non è possibile fare gli interventi puntuali. Arriva. Sono un medico e quindi mi scuso in anticipo se
potrò essere impreciso, però colgo uno spunto dalla presentazione del dottor Ciandoni. Qual è il significato reale di un approccio di tipo One Health a valori di fondo che sono il risultato di una elaborazione statistica di parametri rilevati sul terreno, se non sono corretti per quei concetti di biodisponibilità e bioaccessibilità in un sistema complesso di nicchie ecologiche? Allora, è proprio questo il punto. Non sono stati definiti in maniera chiara o comunque condivisa, ecco, questi criteri con i quali si passa dal contenuto totale al contenuto, chiamiamolo biodisponibile, bioaccessibile. Ci sono queste metodologie appunto che sono accennate, alcune tipo quella dell'EDTA, di TPA, sono anche metodi ufficiali, perché metodi ufficiali di analisi chimica del suolo prevedono anche questo tipo di determinazioni, però diciamo che almeno dal punto di vista normativo non c'è nessun riferimento in merito, quindi probabilmente sarebbe il caso di definire qualcosa, insomma, almeno come guida tecnica, ecco, perché laddove necessita l'approfondimento non si sa come fare. E devo dire anche che da questo punto di vista, io non sono aggiornatissimo, ma mi pare che ci sia un gruppo di lavoro proprio nello stesso sottocomitato 7 del Soil Quality, quello che ha fatto la norma sui valori di fondo, che ha il compito di definire questi metodi e definire i concetti di bioaccessibilità e biodisponibilità con i metodi relativi, però non sono ancora pervenuti a un documento finale, quindi non abbiamo nemmeno quella possibilità di utilizzare un riferimento tecnico di quel tipo. Il vero problema è che se io stabilisco i valori di fondo come parametri di riferimento e nel modello concettuale del sito invece faccio riferimento a recettori, tutto questo manca il collegamento. Posso aggiungere una cosa? Scusi. Ecco, in merito a questa osservazione volevo aggiungere una cosa, che inizialmente, prima della legge ambientale, non esistevano limiti di regolamentazione per i parametri nei suoli, quindi qualunque sversamento poteva andare bene. Quando sono stati introdotti i limiti, da quello che mi ricordo, che mi aveva spiegato, questi limiti dovevano, bisognava mettere dei limiti di qualche tipo. Allora, come sono stati messi? Prendendo dei valori, diciamo, che potevano essere pericolosi per la salute e divisi per un fattore cautelativo di 1000, quindi sono venuti fuori dei valori di concentrazione applicabili alle matrici suolo che sono stati talmente bassi che praticamente qualunque suolo uno prendesse anche nel giardino di casa sua era fuori limite. A questo punto, quando si cominciavano a fare le analisi, si diceva i valori che sono trovati nei SIN sono alti, quindi, ma sono nei SIN, sono contaminati. Poi si cominciava a vedere le analisi di metalli anche nei suoli esterni e risultava che anche quelli erano contaminati. Allora ci siamo chiesti, ma non sarà mica che magari, come in effetti era anche previsto dal Ministero, dovremmo correggere questi valori tenendo conto del fatto che sono stati messi arbitrariamente a priori, perché ovviamente qualcosa bisognava scrivere, senza conoscere esattamente quello che c'era effettivamente nella matrice. E quindi la prima conoscenza, che è questa, cioè prendere tutti i dati, verificare quali effettivamente sono omogenei e stabilire in base a questo livello di base quali da qui si discostano, quindi effettivamente sono inquinati, è stato il primo passo, altrimenti risultava che qualunque terreno sarebbe stato inquinato appena uno prelevava un campione. Chiaramente poi manca ovviamente quello che dice lei, cioè la correlazione tra questi valori di fondo che noi osserviamo e l'effettivo impatto che può avere sulla salute umana. È come se in una scena del crimine noi cerchiamo l'arma del delitto ma non cerchiamo la vittima, cioè, è la stessa cosa, mi sembra questo l'approccio. Onestamente ho perplessità. Dottoressa Quercia? Tutti che ci giriamo intorno a cercare di mettere delle pezze a colori, perché finché non si risolve questa situazione, secondo me è molto difficile progredire in questo paese e anche risolvere i problemi.
Inoltre vorrei dire che trovo del tutto inappropriato trasferire le CSC del residenziale ai suoli agricoli. Da piccoli esercizi che abbiamo fatto, visto che per determinate sostanze naturalmente i valori delle CSC del residenziale non sono per niente cautelativi. Ecco, per cui attenzione, che anche se noi pensiamo che le nostre CSC del residenziale sono bassissime, in molti casi sono per l'uso residenziale, potrebbero non esserlo per l'uso agricolo. Piccoli esercizi che abbiamo fatto, quindi volontari, pseudo ricercatori. Ecco, grazie. Ancora una domanda, una riflessione. Sì, sì. No. Scusate il tema, la faccenda si trova sempre interessante, però c'è anche il fattore tempo che non abbiamo considerato, ma solo valore di fondo. Rispetto alle criticità del protocollo per la definizione dei valori, allora mi chiamo Summa, lavoro all'Acqua Basilicata. Rispetto alle criticità e problematiche esposte prima dal dottor Guerra e poi dal dottor Giannone, volevo sapere come si affronta la problematica riguardo al rischio, si è parlato del rischio, qualora determinasse un valore di fondo per i terreni, che può essere addirittura 10 volte le CSC. Il collega Giorno faceva l'esempio dello zinco, che nei terreni nell'area oggetto di studio poteva essere addirittura 1500 mg su chilogrammo. E poi ho notato ad esempio che nel novero dei metalli, che sono stati considerati oggetto di valore di fondo, mancava nello studio del Friuli per esempio il taglio per un problema di scarsa rilevabilità analitica, e invece nello studio dell'Acqua Veneto, perché magari non era afferibile alla litologia dei terreni imposto, però il taglio sappiamo che è uno di quei metalli che è un sospetto cancerogeno, ha un'elevata pericolosità, e nella modesta esperienza che ho, mi è capitato in terreni ad uso verde pubblico il cui limite è 1 mg su chilogrammo, mentre nei siti industriali è 10. In questo caso, cioè nel caso del taglio, sarebbe molto importante conoscere il rischio, ma se si inizia a parlare di rischio, poi diventa un rischio sanitario, un sito specifico, poi bisognerebbe fare analisi di rischio. Quindi siamo nel caso in cui non possiamo più considerarlo un nostro valore di fondo, esatto, una CSC, un limite. Quindi come si affronta questo problema? No, è un problema. No, rispondo io breve. No, brevemente non è che ci sia risposta, cioè non è che io possa dare una risposta a questa, l'analisi di rischio, perché è una questione che ci siamo posti anche noi, ma non è di facile risoluzione, perché o si fa un'analisi di rischio sui generis, come accennava la dottoressa Quercia, cioè ipotizzando che in una certa area ci siano determinate situazioni, quindi si applica un certo modello concettuale, ma tutto diventa molto approssimativo, altrimenti l'analisi di rischio può essere fatta solo sito specifica, e quindi a quel punto là bisogna valutare il singolo caso. Per quanto riguarda il taglio, noi dall'inizio non l'abbiamo fatto perché abbiamo un limite di rilevabilità con le tecniche analitiche utilizzate, che è 1, e quindi è corrispondente al limite di legge. Lavorare con la traccia era eccessivamente complicato, quindi ci rendiamo conto che è un nostro handicap. L'abbiamo fatto in alcuni casi, ma non abbiamo mai riscontrato valori significativi, insomma, al di sopra dell'1. Questo è un po' il motivo. C'è un'altra risposta molto breve. È chiaro che se io trovo un fondo 10 volte, ma quella della CSC, però il problema è che anche la CSC non sappiamo come è nata, per cui 10 volte rispetto a chi non lo sappiamo. Se noi abbiamo fatto bene il fondo, sappiamo più o meno sicuramente che comunque, diciamo, è afferente a una situazione naturale. A quel punto c'è anche, quindi dal punto di vista della bonifica, mi scendere un pochino il problema, dal punto di vista della bonifica il procedimento non parte per legge. Dal punto di vista invece della Susamana c'è il discorso della gestione del rischio. Cioè in alcune parti, in alcune zone d'Italia si è detto c'ho 10.000 di piombo, ma anche magari anche per la caduta,
Allora che faccio? Per esempio faccio delle ordinanze sindacali per cui dico non lavare la frutta, non, cioè, di gestire questo rischio, a prescindere dalla politica che indipendentemente proprio non si può fare, proprio a livello banalmente anche per questo, quindi anche la gestione del rischio è un'altra cosa che secondo me è poco utilizzata nella, nel nostro sistema. Sì, alcune considerazioni relativamente ai valori limite, in altre realtà questi valori non esistono, sono legati alle situazioni locali, cioè sono legati appunto ai valori di fondo, come ad esempio non so, in Francia, oppure diciamo anche altre situazioni in cui vengono definiti diversi i valori. C'è un valore di attenzione, un valore di intervento, sono due cose differenti, perché appunto una volta che abbiamo determinato una certa concentrazione dovremmo poi intervenire per fare un intervento che dove ci porta, cioè non sappiamo bene. Quindi forse c'è anche questa limitazione nell'introduzione dei limiti. L'altro aspetto relativamente al fatto delle analisi di rischio, l'analisi di rischio tutti sanno che è orientata verso la salute umana, perché sostanzialmente esiste una metodologia standardizzata, mentre sull'analisi di rischio ecologico sono delle metodologie che vengono applicate da ricercatori ma anche da altri enti, ma non ho ancora trovato una standardizzazione, quindi è anche difficile poterla poi esplicitare, però da questo punto di vista mi sembra che anche l'ISPRA abbia fatto degli approfondimenti anche in Veneto, mi sembra, diciamo, sulla zona di Porto Marghera siano state fatte portate avanti questo tipo di attività che hanno anche un carattere di tipo sperimentale. Mi dispiace di non poter approfondire l'argomento, siamo in forte ritardo, per cui scusateci e passiamo la parola alla seconda sessione.